rispetto alla questione dell'accoglienza, l'ultima slide di questo tipo di carta ci dice un po' quali sono le cifre, diciamo, e di quantità di persone che sono state accolte nei diversi paesi. Avete i paesi che non accolgono rifugiati, la Polonia, la Norvegia, non accolgono rifugiati in questo tipo di dispositivo. Avete alcuni paesi che hanno accolto meno di 100 rifugiati, quindi si tratta di cifre molto esigue, e paesi che hanno, vi faccio dopo, avete un po' il quadro della situazione per darvi un'idea un po' di quella che noi chiamiamo non ospitalità, della non accoglienza, no? La reticenza anche davvero delle istituzioni europee e dei paesi europei a farsi carico di numeri che sono relativamente esigui. Chiuderei questa carta, ne ho un'altra che dovrei ritrovarvi, ma perché l'idea del lavoro dell'Atlas, scusate un secondo per ritrovarlo, ma il lavoro dell'Atlas è molto, cioè vuole essere anche un po' divulgativo, diciamo quindi cerchiamo anche di sfatare un po' tutti quelli che sono i luoghi comuni sulla questione migratoria. Queste sono le stime, sono le cifre che ci dicono la proporzione di persone rifugiati e richiedenti di asilo, quindi avete rifugiati e di asilo. In Libano 1 milione su 6 milioni, in Turchia su quasi 80 milioni di persone ci sono 3 milioni di rifugiati. In Ucraina abbiamo su 45 milioni di persone, di abitanti, di cittadini, abbiamo circa 2 milioni di rifugiati, richiedenti asilo, persone, non so come si dice in italiano, di Gaziantep, quindi persone che sono state spostate all'interno dello stesso territorio. E poi avete l'Unione Europea. Questa è la proporzione dell'Unione Europea, 525 milioni e mezzo di persone, e abbiamo 3,6 milioni di richiedenti asilo o rifugiati. Abbiamo cominciato a raccogliere delle frasi salienti un po' dei vari politici europei. Sono in francese, non so se sono comprensibili per tutti. L'Europa non può accogliere tutti. Presidente della Repubblica Federale Tedesca il 20 gennaio 2016, non possiamo accogliere altri rifugiati, Manuel Valls, primo ministro francese 2016, la crisi dei migranti in Europa compromette la sopravvivenza dello spazio Schengen, la gara di attrice delle FMI. Diciamo che c'è una narrazione rispetto all'invasione, a una presenza ingestibile di migranti sul territorio europeo che contrasta un po' con le cifre reali. L'idea era di spiegare questo tipo di dati anche in modo visivamente d'impatto, perché effettivamente vedendo questo tipo di grafici ci rendiamo conto che parlare di invasione, parlare di numeri ingestibili è abbastanza quantomeno criticabile, diciamo, come posizione. Mi fermerei qui, poi magari se volete vi faccio passare una copia perché possiate vedere anche quelle che sono le immagini fotografiche, tutto l'apparato fotografico e gli articoli che corredano poi il nostro lavoro, abbiamo cercato di dare un'idea, una visione complessiva con tutti gli strumenti possibili, interpellando urbanisti, diciamo urbanista che ha lavorato tra l'altro a Calais e che ha ricostruito la carta della giungla di Calais, in modo da dare una percezione complessiva di quello che è il fenomeno migratorio e la gestione del fenomeno migratorio da parte delle istituzioni europee. Io mi fermerei qui e passerei la parola a lei. Sì, ringraziamo Furi per questa
prima introduzione a un lavoro che in realtà andrebbe, come si sta dicendo, maneggiato, soppesato con cura e valutato non solo in questi richiami a dati oggettivi, quantitativi, come in fondo anche io devo confessare che mi aspettavo fosse questo atlante di cui mi si parlava. In realtà quando l'ho avuto, seppur brevemente, fra le mani, perché è la cosa forse da sottolineare, diciamo così, esaurito in via di ristampa, in via di redistribuzione, ed è un segnale comunque positivo, per cui abbiamo una copia che ci siamo un po' passati, imballati uno con l'altro. Quindi dicevo anch'io, sono rimasto veramente molto sorpreso, perché c'è tutto un quadro, tutto un intersecarsi di raffigurazioni e di rappresentazioni che esulano da quello che è il piatto tradizionale degli atlanti o comunque di queste mappature che fra l'altro vengono offerte dallo stesso Caprani nel sito. Ci sono molti materiali di grande utilità che anch'io durante le lezioni dei corsi ho utilizzato con grande soddisfazione degli studenti, ma direi che qui c'è un deciso passo avanti in talune zone e in taluni strumenti dove, dicevo, i dati quantitativi, gli elementi anche geografici di tradizione, le mappe dell'Europa o del Mediterraneo vengono completamente scavalcati e tradotti in una dimensione che riesce forse da restituire con le sole parole, perché in più pagine ci si trova di fronte veramente a delle raffigurazioni dinamiche di questi materiali. È un paradosso forse quello che vado affermando, ma indubbiamente uno degli aspetti centrali e più innovativi e che si avvicina anche a quella volontà sul quale si muove quel laboratorio di scrittura interculturale che da qualche anno stiamo coltivando nel Dipartimento di Italianistica qui a Bologna. La volontà centrale è quella di dare la parola agli interessati e quindi certamente formulare e costruire materiali sulla base di competenze, di professionalità, ma da voce a chi è veramente protagonista di queste traiettorie, di questi scambi, di queste fughe, di queste avventure e anche di queste disavventure tragiche e drammatiche che accumulano non certo solo un numero impressionante di morti, ma vite che continuano a richiedere il nostro interesse e la nostra partecipazione. Per cui indubbiamente, dicevo, quando Furri sottolineava l'opportunità che a fianco, quest'oggi a fianco della nostra presenza ci potesse essere anche un cartografo, io non riuscivo a capire la ragione, non avendo ancora visto l'Atlante. In realtà, ecco, molte di queste pagine non sono affidate semplicemente a degli esperti di grafica o a degli esperti di statistica. Sono vere e proprie narrazioni, forse la cosa che più, la narrazione che più si avvicina è quella della graphic novel. Sono racconti, racconti figurati, racconti personalizzati, nei quali personaggi con nomi fittizi, nomi convenzionali, c'è la storia, l'avventura pluriennale, addirittura in una pagina di questo Ahmed che arriva finalmente dopo un lunghissimo viaggio in Italia, ricordo bene, no? E una pagina riesce a rappresentare con un'intuizione veramente geniale questa storia assolutamente non statica, non esterna, ma vissuta e narrata dal protagonista. Non tutte così, ci sono altre sfaccettature in queste
mappe che mi hanno certamente sorpreso e sono le capacità di tante di queste raffigurazioni di smitizzare, smantellare la cartografia ufficiale. C'è qui alla pagina 33, ad esempio, un gioco alternato e contrapposto fra quella che è la raffigurazione ufficiale dei flussi migratori dal Nord Africa verso Lampedusa, che poi... Dicevo, c'è appunto l'accostamento in una stessa pagina delle due mappe, la mappa ufficiale di Frontex, che è l'organismo europeo che si occupa ufficialmente della gestione, in sostanza, del respingimento dei migranti verso l'Europa, che viene riletta, reinterpretata e ricostruita da un'altra angolatura, e qui si dice che è la raffigurazione di un percorso individuale e assolutamente tortuoso. Ecco, queste sono... questa è la MED, e quindi è il racconto appunto di queste avventure che non retline, come di solito la mappatura ufficiale è portata in generale tra il regolare e l'irregolare, quindi anche per mostrare come la persona entra in realtà e entra in irregolarità, quindi c'è una non identità anche dal punto di vista amministrativo, delle condizioni di vita, delle risorse, delle opportunità, degli ostacoli, delle barriere e anche delle sofferenze di questi problemi. Anche questa è la raffigurazione di un'altra carta che vi ho sottolineato, capace anch'essa di dare un esempio di come la frontiera sia sì un ostacolo, una barriera, un muro, ma in realtà abbia la possibilità di essere scavalcata, penetrata, spostata da entrambe le parti. E quindi è per questo che dicevo, sono singolari e assolutamente stimolanti queste mappe, perché fanno vedere insomma, questo gioco di trasferimenti, di dinamiche. Ecco, questa è la carta alla quale facevo riferimento, in alto appunto c'è la raffigurazione ufficiale, no? Questo flusso massiccio dal sud che arriva ad invaderci e a cancellarci, mentre se poi nella parte sottostante studiamo i percorsi individuali, vediamo, no? sono molto più sottili, più deboli, ma soprattutto sono tortuosi, fatti di respingimenti, di ritorni, di tentativi, di balzi, di ritirate e espansi lungo canali imprevedibili che raffigurano un dato di assoluta vivibilità. E poi, appunto, dicevo, c'è anche importantissima una parte fotografica che va a combaciare e a sovrapporsi assolutamente appunto con queste stesse immagini, che sono immagini io ritengo molto molto significative, perché insomma, visto da di fuori, visto attraverso certe ottiche pregiudiziali, paiono essere giungle, paiono essere baraccopoli, paiono essere discariche, in sostanza, discariche umane. In realtà la stessa mostra, le stesse immagini insomma, che abbiamo qua di fianco a noi, come quelle all'interno della carta, ci dicono della capacità creativa, propositiva di una controurbanistica che dà vita a città alternative dove, loro malgrado, queste figure migranti, rifugiati, riescono a sviluppare una loro cultura, una loro capacità di proposizione assolutamente inaspettata. L'altro grande tema che mi pare attraverso tutto l'Atlante, e in questo senso poi cedo la parola al professor Papotti, è la contrapposizione cinica e dura fra una concezione occidentale del viaggiare, che va a combaciare con il turismo e il diritto,
all'aspirazione, al volo, al trascorrere libero al di là delle frontiere, e appunto la controparte speculare, dove invece il movimento diventa immediatamente criminalità soltanto che si varchi un centimetro o due centimetri al di là di uno stato. Papotti è studioso di geografia, di spazialità, di narrazioni, e anche ha scritto testi interessantissimi sul turismo della nostra attualità. Credo potrebbe offrirci preziose riflessioni a questo proposito, e non solo. Quindi a lui la parola. Grazie mille per l'invito, ringrazio tutti gli organizzatori per l'opportunità. Io vorrei solo fare alcune riflessioni sul senso della cartografia in questo dispositivo di comunicazione. Trovo che questa tipologia, avete avuto un esempio del tipo di grafica che viene presentato, risponda a un bisogno di orientamento che è poi alla radice stessa del concetto di carta. La carta geografica, secondo la definizione canonica dei manuali scolastici, diceva che deve possedere obbligatoriamente l'orientamento di tutti i cardinali. Non sto parlando della tradizione vecchia, no? E ovviamente, no, l'idea del, come dice la parola, orientarsi, l'idea di avere dei punti di riferimento. Ecco, io trovo che questo tipo di dispositivo cartografico, questo è il termine che usano oggi gli studiosi di quella che si chiama la cartografia critica, che è, no, un campo di studi aperto dagli studi pionieristici di uno studioso di cartografia americano che si chiama John Ryan Harvey, che all'inizio degli anni '80 aveva, cito solo un articolo molto pioniere, che si chiamava proprio Deconstructing the Map, cioè decostruire la carta. E appunto il termine, proprio per superare, no? Qui c'è una grandissima attenzione alle parole, no? Che è importantissima, dopo ci tornerò su questo. Non si usa più solo il termine di carta geografica, appunto, nella sua accezione tradizionale. L'altra caratteristica obbligatoria contro l'orientamento era la scala, no? Che ovviamente queste erano le caratteristiche. E oggi si parla per appunto di dispositivo cartografico, cioè nel senso che entra in un linguaggio di narrazione. Mi è piaciuto molto il riferimento di Fulvio all'idea della graphic novel, perché è esattamente la cosa che mi ha stupito di più, che trovo formidabile nella costruzione editoriale della carta, è proprio la dinamicità di questi continui salti di scala e di tipologia di rappresentazione, che vanno dalla cartografia più riconoscibile, non userei mai tradizionale, perché anche l'uso dei colori e non userei questo aggettivo, ma diciamo più riconoscibile nelle sue forme classiche, viene sempre messa a confronto, no, con forme dinamiche. C'è una carta, adesso non mi ricordo la pagina esatta, che è montata allo sviluppo storico della espansione dei campi di contenimento organizzati dall'Europa, è montata graficamente su, come se fossero dei fotogrammi di un film, no? Come fosse una striscia di celluloide. È veramente la dinamicità di questo tipo di informazione del dispositivo cartografico è un elemento fondamentale. Tra l'altro, se posso aggiungere un aspetto che è formidabile, la dinamicità anche nel formato cartaceo. Io prima, proprio perché ci stavamo palleggiando la copia cartacea del film prima del libro, ovviamente avevo guardato il materiale disponibile in rete.
però anche mi sono stupito piacevolmente, no? Perché questo è un ottimo modo di pensare a una risposta comunicativa anche del formato cartaceo in termini di dinamicità e di comunicazione. Quindi sono veramente rimasto molto ammirato dal montaggio narrativo. Una cosa che vorrei sottolineare, che è molto importante, perché la cartografia aveva con sé una sorta di portato, quello contro cui si scagliava Harvey negli anni Ottanta, un portato di autorevolezza che è connotato nella storia occidentale della cartografia, secondo cui se qualcosa è sulla carta vuol dire che è vero, no? Oppure anche tradotto nella pratica della carta, quello che circolava nelle sedi del club alpino italiano, una vignetta quando c'era la lezione di cartografia, che c'erano due escursionisti, no? Che guardando la carta dicevano: secondo la carta noi siamo là, no? Per cui ovviamente era più vero quello che diceva la carta rispetto alla percezione che si aveva. Quindi la carta aveva questo portato di autorevolezza che ha sempre costituito un ancoraggio di ufficialità e di imparzialità. Quando ho visto, c'è un bellissimo paragrafo, sarebbe molto bello, io ne farò solamente menzione ad alcuni, oltre alle cinque strutture, sezioni del volume, sono molto belli anche i titoli dei paragrafi interni, e uno che mi ha attirato subito si chiama Contraffazioni cartografiche, no? Che va ad indagare una lettura critica della cartografia tradizionale nella linea di quello che ci faceva, di cui parlava esemplificando sullo schermo Fulvio, sulla scala, no, di rappresentazione. Mi veniva in mente un altro volume di un cartografo americano, Mark Monier, che agli inizi degli anni 90 aveva fatto uscire un libro gradevolissimo, purtroppo mai tradotto in italiano, e sul rimpianto per la traduzione italiana, sarebbe bellissimo avere una traduzione italiana di questo. Marco Monier ha scritto questo How to Lie with Maps, come mentire con le carte, che è un libro molto bello, molto comunicativo. Monier era professore alla Syracuse University, ma un grandissimo divulgatore di cartografia, in cui